Più dignità per i detenuti contro il sovraffollamento delle carceri dopo i recenti suicidi. Stamattina a Roma la manifestazione dell'associazione Sbarre di Zucchero. Ester Loridu. Cosa ha sofferto di più della vita in carcere? Stando lontano dalla famiglia, mo, perché io sono stato fortunato che ho avuto la famiglia accanto e gli amici, che quando aspetti il giorno che ti arriva una lettera, aspetti alla settimana la telefonata e a casa e ti manda avanti quello, ti manda avanti. È difficile starci dentro e non è bello. 51 suicidi in carcere dall'inizio dell'anno in Italia, l'ultimo nel Lazio neanche una settimana fa a Regina Coeli. Nasce da qui la manifestazione di questa mattina a Roma in Piazza Cairoli, a pochi passi dal Ministero della Giustizia. Un grido d'allarme per richiamare l'attenzione sulle tante criticità degli istituti penitenziari regionali, dove sono detenute oltre 6.000 persone. Il sovraffollamento, Che non meritano di vivere una le condizione di cooperative che povertà. danno lavoro ai detenuti non ci sono, Perché la e in più stabilizzazione è il servizio economica non sarebbe sanitario, perché in carcere non c'è servizio sarebbe un sanitario. modo. Riportare al centro la dignità dei detenuti, assicurando anche percorsi per il loro reinserimento nella società. Una battaglia sostenuta anche dai garanti territoriali delle persone private della libertà, che si rivolgono direttamente al Ministro della Giustizia. Il ministro Nordio aveva promesso di aumentare il numero dei colloqui, invece in queste settimane stanno aumentando reati e pene. Noi garanti stiamo con le associazioni di volontariato che chiedono maggiore attenzione alla dignità dei detenuti e l'aumento delle possibilità di comunicazione, di telefonare dei detenuti con i loro familiari. E a scendere in piazza sono anche i dipendenti delle RSA.